Benvenuti amici YouTube, qui ho Cran 1993 e oggi sono qui con il mio amico Matteo Ciao. e vi porteremo la profile di... Spiral. Ok, partiamo subito. Un quick fix è un drone Sì. che non se ne possono giocare di più. Adesso post-banned, visto che Resort è andato a 1, lui ogni tanto capita di far combo in cui si porta di Helix e resta comunque una carta troppo forte. Due Masterplan, gioco due perché se la pesco voglio comunque averne una nel mazzo e comunque ci sono molte combo anche con Ravin con questa carta, quindi è davvero molto buona. Più che altro quello che punta adesso il mazzo è a far combo e stracciare di lei a terreno. E comunque si porta poi un keep e un sleeper, vabbè, carte sempre fortissime e non di più perché alla fine sono pesanti, vuoi far combo, ma adesso si fanno combo alternative fortissime anche senza di loro. Poi tre agenti e tre duri. Il mazzo non parte secondo, però gioco tre duri per il semplice fatto che se vado secondo spacca i terreni. E contro Magician toglie Nolito, che non è tanto un problema, però è sempre una negazione in meno. E può capitare se l'oppo ti fa gamba. L'oppo ti fa gamma e tu devi ancora fare la normal. Puoi comunque attivare duro per spaccare gamma e portare poi agent e fare la combo. E questi sono i nostri spiral. Poi Good Stud e Darkworm, per il fatto che voglio pescare sempre una di queste carte con Terraforming per riuscire a fare Ancient Fairy Dragon senza la norma, che ti dà accesso a una delle combo più forti del mazzo. E sono molto forti, poi di secondo soprattutto di Destruro perché ti permettono di fare Backrows e fai sopra qualunque terreno. Infatti da una giocata sia di primo che di secondo a Dragon Ravine. Poi come Entrap, tre Ogre e tre Veiler. Sì, Le abbastanza Ashe. Sì, standard. le Ashe non le giocherei per il fatto che sono molto forte contro Turaco, però Magician non aspetto molto giocato queste qui. E poi contro Turaco comunque puoi tirarle sui piccolini Veiler e non è del tutto così male. Poi vabbè, Ogre è entrato più forte. Questi sono i nostri. Come spell, come terreno, tre con la Drago, vabbè, mana Destrudo, una Resort, che adesso non si vuole tanto pescare, però vabbè, non fa mai male. Poi tre Terraforming. Set rotation preferisci non giocarla? Set Rotation preferisco non giocarla per il fatto che è una monocopia e non la voglio pescare al momento sbagliato, e più che altro se pesco lei e Resort fa Sì, poi schifo. briccano in mano. Sì. Poi tre Macchinine. Big Red macchinine, più che altro post ride una la togli ma è un combo extender e adesso che la terra è andata una hai bisogno di più carte per scombare, la terza è fortissima. Poi quello che ha fatto top 4 in America aveva detto che questa carta non serve, la Foolish Burial, ma in realtà è fortissima perché oltre che mandare questa carta qua che ti fa scombare, mandi Shuffle Reborn. Shuffle Reborn si gioca perché quando peschi da terreno te la vuoi mettere dentro per fare più combo, quindi di Foolish se riesci a mandare lei fai più combo, addi ed è un combo extender, è fortissimo. E poi è comunque una specie di Monster Reborn, portano dal cimitero, quindi non è comunque male. Poi 1 for 1, beh, se la vedi non ti becchi Ashe, vinci. Rota che se accessa duro che super agent. Foolish, Monster Reborn è la carta che vince tutto su Soul Charge. Charge è allucinante. Sì, fai dei board assurdi. E poi due trappoline. Essa essenziale 2, vabbè, una la scarti sempre, addi di Masterplan. Quando fai la combo con Shuffle Reborn, una la serci per bannartela. E anche attivarla non fa così schifo. Questa era la main, 43 carte. Di extra 2 Helix. Due bastano. Underlock, Link, beh, non ho Sara Yuya, non ho Borrelod, Proxy Dragon, IB, The Code, Gaia, che serve dopo con un'altra carta, Trigate, che quando fai combo con le pesche sul charge fai anche Trigate e vinci, Firewall, che è il best Link, Ancient Fairy Dragon e Black Rose, giocata sia di primo che di secondo, la principessa che nella combo lo fa anche per fare firewall, tipo far pescare carte forti. Tamok, che lo porti con due livelli 7, di solito lui più Masterplan. E poi spammi Porti token. token, fai troppe combo. E poi Tornado, perché come rank 4 l'ho preferito in questo caso Dweller, perché contro Pendulum e FTK, soprattutto se vai a 20 grossi, questa carta può spaccare la scala che ha dalla Fusion. Anche se di solito spacchi da 13 perché non giocano mono. E quindi è comunque molto forte, anche contro Turaco non è male, contro Trickstar sì, e nulla, forse vabbè contro Biase, cioè non è forte, ma vabbè. Vabbè, ci sta. E sì, niente, questo era il mazzo è ancora giocabile adesso, ha un buon matchup contro Magician, fa un pochettino più di fatica contro Turaco,
Ma comunque resta un mazzo solidissimo da giocare. Ci sono modifiche che vorresti fare, altre versioni che vorresti provare? Modifiche no, magari togliere Ragno Link e metterci Borrelod e basta, a me mi sembra perfetto così anche l'ex. Va bene, ti ringrazio. Quindi per oggi è tutto. Se avete suggerimenti, commentate pure qui sotto, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Un saluto da Okram E da Matteo, ciao. e alla prossima.